Salve a tutti ragazzi, ASR Cristiano oggi per voi, Roma-Inter, 2-2, una grande partita della Roma, se non fosse per quei 25 minuti di totale blackout all'inizio del secondo tempo staremmo parlando di una Roma che aggancia al secondo posto, che tiene il passo del Milan. Purtroppo quel famoso calo fisiologico che ormai è diventato un marchio di fabbrica della Roma all'inizio della ripresa, unito a quanto pare all'incapacità di andare a vincere con le dirette concorrenti, fanno sì che questa partita finisca in pareggio. Cosa dobbiamo dire? Tatticamente la Roma domina il primo tempo e la seconda metà del secondo. Un Inter che ha sicuramente un organico di qualità superiore alla Roma, sicuramente un Inter che ha un'idea programmatica di quelli che sono i suoi obiettivi ben diversi dalla Roma, perché l'Inter nasce per vincere il campionato, la Roma per arrivare tra le prime quattro. E questa differenza sostanziale si vede, basta pensare che l'attaccante di punta dell'Inter prende, non dico il doppio di Zego, ma poco ci manca, l'allenatore che prende 12 milioni l'anno, insomma le differenze ci sono e sono sensibili. Che cambia però? Cambia che la Roma quest'anno almeno ci sta mettendo la testa e il cuore, ha trovato un allenatore bravo che ha capito il calcio italiano, che sa come far giocare la sua squadra, che ha impresso una sua idea di gioco alla squadra. Purtroppo mancano quegli interpreti che avrebbe un Inter. È ridicolo che nel momento in cui la Roma fa una sostituzione debba entrare necessariamente un Bruno Peres, un Cristante che, metto le mani avanti, ha giocato un'ottima partita e sta giocando un buon campionato nonostante i suoi evidenti limiti tecnici e tattici, ma un Cristante che sta sempre sul pezzo, che si impegna fortemente, tant'è che possiamo dire che è lui che ha cambiato effettivamente il corso di questa partita con il suo ingresso in campo. A quale conseguenze porta questo pareggio? Beh, prima di tutto il fatto che quei magici tre punti recuperati nella scorsa giornata praticamente su tutte le dirette concorrenti sono stati persi, sperperati, perché il Milan vince, la Juve vince, il Napoli vince, l'Atalanta vince, vincono tutte, la Roma pareggia. Positivo è che nello scontro diretto con l'Inter non ci siamo fatti allontanare più di troppo, perché un pareggio non avrebbe accontentato nessuno. Una Roma che lotta fino alla fine, una Roma che tanti anni che noi non vediamo con questa capacità in campo. Io era dai tempi della Roma di Ranieri, del primo Spalletti, insomma prima della gestione americana, che non vedevo una squadra così intenzionata fino alla fine a vincere, perché durante l'era americana, a parte brevissime parentesi, seppure la Roma magari poteva arrivare seconda in campionato, non c'era mai quella sensazione che scendesse in campo convinta fino all'ultimo delle sue possibilità, che esprimeva fino all'ultimo ogni energia disponibile. L'abbiamo visto poi semplicemente con gli interpreti che aveva e la fine che hanno fatto. Di quella Roma non è rimasto niente, e anzi la maggior parte sono stati venduti a dirette concorrenti. Il cane ha deciso all'improvviso di rompere i maroni. Non trovo più la sciarpa, vabbè, dettagli tecnici, si diceva. Per cui una Roma che era da tanto tempo che non giocava con così tanto cuore messo in campo e che finalmente ci dà l'impressione di lottare fino al 90° minuto, tant'è che il gol arrivato di Mancini è un gol caparbio, di caparbietà. Una Roma che nonostante tutto continua a spingere fino all'ultimo secondo e acciuffa il pareggio dopo due gol presi indecorosamente senza minimamente provare a difendere, perché la Roma al 46° minuto non è scesa in campo fino almeno al 70°. Note positive: Paulo Lopez, in primo luogo, una grandissima partita del portiere spagnolo, ha parato anche l'imparabile, sfortunato sul tiro potentissimo del secondo gol, e diciamo così qualche piccolo errore sul gol preso da calcio d'angolo della difesa, di cui sicuramente Paulo Lopez non può essere colpevole. Grande partita ancora, come se non bastasse, ulteriori conferme di Villar, una grandissima partita, una buonissima partita di Pellegrini, un Dzeko che purtroppo è in ombra, è innegabile, un Dzeko che non è in forma, un Dzeko che incide poco, almeno ha inciso poco in questi 90 minuti, un Majoral che quando è entrato, forse per la voglia di dimostrare al mister di essere un
una valida alternativa alla titolarità. Smania e fa bene. Che altro? Male? Pochi hanno fatto male. Forse una difesa che per appunto quei 25 minuti si rende colpevole di errori folli, perché abbiamo visto disimpegni sbagliati, marcature saltate. Ripeto che sul gol da calcio d'angolo potevano fare molto meglio in fase di marcatura, presupposto che il calcio d'angolo non ci doveva essere. Cos'altro c'è di male? L'arbitraggio, perché quello che ho visto io è stato un arbitraggio sbagliato, un arbitraggio verso l'Inter, perché manca un'espulsione, manca un rigore alla Roma, ed è stato clamoroso perché Mkhitaryan ha battuto in area, azione dopo stesso identico fallo di un giocatore della Roma che viene ammonito. E allora non capisco come quello non fosse fallo e nel rigore, mentre neanche 60 secondi dopo lo stesso tipo di fallo in un'altra zona del campo viene sanzionato con un cartellino giallo. Che cosa dobbiamo aspettarci adesso da questa squadra? Quello che ci siamo aspettati finora, quello che io continuo a dire, continuo a ripetere, cioè bisogna insistere su questa strada perché è la strada giusta, puntare a fare bene nel percorso delle coppe, perché sono importantissime per la crescita e la personalità di questa squadra, perché se questa squadra dimostra di poter essere brava anche negli scontri diretti, come non lo è stato per esempio l'anno scorso contro il Siviglia, in cui è completamente abbandonato a se stesso il corso della partita, questa Roma può diventare una squadra grande, magari non vincendo il campionato, arrivando seconda, terza, quarta, ma magari arrivando in una semifinale di Europa League, magari arrivando in una finale di Coppa Italia. Questo è il primo anno di una nuova presidenza e allora è importante gettare delle basi, perché purtroppo, come abbiamo visto quest'estate, non abbiamo avuto un mercato, perché per ovvi motivi manca un direttore sportivo, la proprietà è subentrata molto più tardi del previsto, andava completamente rivoluzionato l'asset manageriale societario, la squadra presentava tantissimi e ancora presenta tantissimi esuberi, che poi Fonseca è stato bravissimo a trasformare in elementi positivi. Penso per esempio a Karsdorp, che a inizio stagione sembrava essere alla Roma solo di passaggio per essere venduto chissà dove, e oggi è un giocatore che per me è inamovibile su quella fascia, deve rimanere lì e deve giocare Karsdorp. Penso a un Paolo Lopez che si sta riscattando prestazione su prestazione, penso anche in un certo qual modo a un Bruno Peres, che comunque è una pippa lacera allucinante, ma sta giocando, sta funzionando all'interno di questa squadra. Penso a un Villar che da giovane grezzo qual era sta diventando un calciatore spettacolare, e tanti sono i casi in questa squadra di giocatori recuperati dal mister, Cristante stesso, in un qualche modo Pellegrini, che non stava andando bene nell'ultimo periodo della scorsa stagione e all'inizio di questa, ma che oggi sta diventando un giocatore nuovo, un giocatore completo. E allora bisogna attendere sicuramente questa sessione di calciomercato invernale, ma con quello che si farà quest'anno, gettare le basi per l'anno prossimo per una grande sessione di calciomercato estivo e continuare quanto di buono si farà quest'anno. E sono queste partite che ti fanno fare parte di questo processo, perché oggi la Roma ha dimostrato che c'è, come quando ha giocato con il Milan, 3 volte in svantaggio, 3 volte la recuperata. Oggi parte in vantaggio, si addormenta, ma fino all'ultimo lotta e recupera contro la Juve. La Roma doveva vincere, poteva vincere, è stata sfortunata. E allora noi dobbiamo solo lodare questa squadra, aspettare, perché i risultati sicuramente, se questa è la direzione, arriveranno. Io, detto questo, come sempre, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.